L'Italia, vi ricordiamo, cresce sempre con l'esportazione. Allora investire molto sui prodotti ortofrutticoli, sui prodotti enogastronomici, perché ci sono invidiati in tutto il mondo. E non solo la mozzarella, la pasta o l'olio. A Villa Literna hanno un pomodoro particolare, un prodotto di nicchia che diciamo, deve essere portato in Europa. Ecco, io mi impegnerò a portarlo, a propagandarlo in Francia e in Spagna, dove ho collegamenti su questo settore. E vanno, non dico protetti, vanno affiancati questi produttori, perché hanno tanto da dire, tanto da fare, e hanno dei prodotti che, diciamo, ben valorizzati, potrebbero sbancare in Europa, ed è giusto che così sia. Un altro prodotto che potrebbe essere diciamo, caratterizzante della nostra area è l'olio. Ogni regione italiana ha del buon olio. Noi in Campania non siamo secondi a nessuno. Manco a farlo apposta, alle mie spalle c'è una montagna che produce le olive, le asprine, quelle piccolissime, e danno un olio che hanno tutte le caratteristiche di salubrità e organoletticità importanti, e che sono, diciamo, a bassissimo contenuto di acidità, e quindi possono sicuramente essere vincenti. Quello che non si riesce a fare, perché a partire da Arpaia, quindi da zona Arienzano, San Signor Indico, Forchia, Signor Indico, Arienzo, Santa Maria Vico, Cervino, fino a Maddaloni, tutte queste montagne che sono esposte a sud, perché vedono il sole anche in inverno, dall'inverno, tutto l'anno, hanno una crescita di olive, una produzione di olive che hanno caratteristiche diverse dalle altre piante che sono esposte a nord, al di là, alle spalle della montagna. Se si riuscisse a fare un consorzio di tutti questi produttori e mettere insieme quest'olio, noi non saremmo secondi neanche alla Liguria. L'olio della collina di Terra di Lavoro sarebbe una chicca che noi potremmo aggiungere ai prodotti campani.